Allora, sono Michelangelo Frammartino e ho partecipato come docente al Master di produzione cinematografica organizzato dal Noël Tan Film. E abbiamo lavorato a partire dal film che la Vivo Film ha prodotto nel 2010, le quattro volte, e che ho diretto, e a partire appunto da questo film abbiamo fatto con gli allievi un percorso attorno a tutta una serie di questioni, in particolare quella dell'interazione tra lo spettatore e l'opera, che è un po' uno dei cardini attorno al quale abbiamo costruito questo lavoro. Ci siamo interrogati su che tipo di rapporto il pubblico in questo tipo di cinema riesce a costruire con le immagini, a partire dal fatto, per esempio, che molto spesso il pubblico si ritrova in una condizione di passività che per l'appunto con le quattro volte volevamo provare a ribaltare. E quindi non essendo un videogioco, insomma, non essendo una PlayStation, non avendo gli strumenti della videoarte, cioè delle installazioni interattive che comunque abbiamo provato a esaminare con gli allievi, ecco, non essendo nessuna di queste cose, ma essendo un film tradizionale, no? Uno strumento tradizionale che ormai ha superato da molto un secolo, insomma, di vita, ci siamo chiesti come si possa costruire un rapporto forte tra il pubblico e le immagini, e ci è sembrato di capire che in qualche modo questa interazione si costruisce più sul mancante, più sul, come dire, l'invisibile che sul visibile, una sorta quasi di paradosso, sempre il cinema una macchina ottica. E su questa traccia si è costruita anche un'interazione con gli studenti, no? Una lezione sull'interazione non poteva essere, come dire, non interattiva. E quindi, come al solito e come mi succede sempre, sono io a tornare a casa con delle cose che ho imparato.